Ciao a tutti ragazzi e bentornati come sempre sull'angolo dell'unboxing. Qui Angel 3 Dark 3, Welcome in the Dark per un altro fantastico video acquisti. Innanzitutto buon Natale e buone feste a voi e voi cari, perché oggi è il 25 dicembre, come potete vedere qui. Sto registrando alle 2 e un quarto di notte, perché prima c'era un casino in casa, troppe persone, e se no non sarei riuscito a registrare il video e si sentiva un casino. Quindi alle 2 e un quarto sto facendo questo video, pensate un po' quanto sono pazzo. Partiamo subito e vediamo questi ultimi acquisti che ho fatto, che sono acquisti del calendario dell'avvento di GameStop e acquisti un po' natalizi. Partiamo subito col primo acquisto, 3 euro i tappi per PS4 e Xbox One, oppure PS3 e Xbox 360. Sono di Dragon Ball, a tema Dragon Ball, con le 4 stelle della sfera che gli ha regalato il nonno a Goku, Dragon Ball Z, vedete qua. Pagati 3 euro, sono originali, quindi ci sta. Secondo acquisto, su Amazon mi sono preso una cosa molto molto utile che mi serviva da un casino di tempo. Mi sono preso questo adattatore per PS4 Pro che mi fa 5 porte USB, di cui 4 USB 2.0 dovrebbero essere, sì, 2.0, e l'ultima, quella in basso a destra, che ha il simboletto blu, è una porta USB 3.0, quindi ad alta velocità. Quindi adesso non ho più due porte USB, ma bensì 5 porte USB, grazie a questo adattatore, ecco qui. Dopo, in caso, ve lo faccio vedere in seconda clip montato come viene sulla console. Comunque questo qui che vedete qua, davvero utile, se non sbaglio pagato sulle 14-15 euro. Comunque molto molto utile per collegare un po' tutto. Io ogni volta devo collegarmi le cuffie wireless, i joystick, ci collego di tutto, la lampada della PlayStation, quindi mi servono molte porte USB. Ecco qua, altro acquisto sempre di Amazon, sempre un qualcosa di utile che mi serviva. In questo sacco nero mi sono andato a recuperare questa roba qua della Level Up, ottima marca, for charger, base di ricarica per PlayStation Move e per PS3, perché io ho i Move in edizione, quella la vecchia, non quelli nuovi per PS4, ma comunque funzionano con la PS4. Come detto, questa base di ricarica carica i due Move, quelli a cono gelato, e i due navigation, quelli là più piccoli. Davvero ottima. Questa qua, se non sbaglio, pagata a 13 euro su Amazon, trovate in sconto. Come dire, è ottima perché mi permette di ricaricare e tenerli ordinati i Move che vado a usare con il visore della PlayStation 4. Poi un altro acquisto che mi serviva, 12 mesi di Xbox Live Gold, anziché 60 euro, se non di più, perché su altri siti costa molto di più, pagato 39 euro l'abbonamento annuale dell'Xbox. Speriamo bene, speriamo che escano bei giochi. A gennaio dovrebbe uscire Celeste, che è un bel gioco, lo volevo, e quindi potrò averlo grazie a questo abbonamento qui. Quindi tanta tanta roba. Poi acquisti da GameStop per il calendario dell'avvento. Mi sono preso un gioco che ho odiato e amato allo stesso tempo, e sto parlando di Final Fantasy XV. Questa è la Royal Edition, presa sulle 20 euro. Onestamente mi è piaciuto il gioco, però mi aspettavo un pochettino meglio. La storia è un po' frammentaria, ma adesso praticamente è quasi completa, perché stanno dando gli ultimi DLC, anche se Tabata ormai non fa parte più di Square Enix, quindi chi lo sa. Il futuro della serie non si sa, incerto. Tutto per l'unico vero re, c'è scritto qua dietro. A 20 euro penso sia un ottimo recupero. Me lo andrò a rigiocare perché hanno introdotto nuovi stage, nuovi boss e anche qualche DLC. Quindi ottimo. E avevo la Deluxe Edition, adesso ho anche la Royal Edition. Speriamo che non fanno uscire una Gold Edition, perché sennò esco pazzo. Cioè il gioco lo vado a comprare 2-3 volte ed è un casino. Sempre da Amazon, però c'era anche da GameStop questo prodotto qua nel calendario dell'avvento. Se non sbaglio l'avevano messo a 25 euro, io l'ho pagato 15 su Amazon, ho messo 10 euro di buono sconto e me lo sono portato a casa. Shadow of Tomb Raider,
non ho voluto la steelbook perché prendeva più spazio e io già lo spazio che ho è poco, quindi sono andato di standard edition, semplice semplice. Andiamo a vedere che il disco balla all'interno, speriamo che non sia rotto. Andiamo a fare l'unboxing in diretta. Se è distrutto, Amazon mi dovrà ridare tutti i soldi. Sì, il disco è fuori. Io non so come fanno, li lanciano i dischetti. Dentro possiamo trovare la pubblicità del film di Tomb Raider in Blu-ray. Non penso che andrò mai a vedere, non mi interessa. E un codice per il sito Square Enix. Me ne hanno parlato bene, non vedo l'ora di giocarlo e provarlo. Poi acquisti fatti da Euronix e da Unieuro, Tron, non mi ricordo come si chiama. Mi sono andato a recuperare questo stand di ricarica a 1,98€ per la Wii U. Vedete qui. Dopo vi faccio vedere montati tutti questi stand collegati. Ottimo prezzo, 1,98€. Non me lo sono lasciato scappare. Poi questo qui è un regalo della mia ragazza, mi ha comprato il battery pack della PS4 per usare il joystick altre 7 ore senza caricarlo. È una batteria per il joystick, davvero davvero utile, molto molto buono. Poi quest'altro stand per caricare i joystick della Wii, se non sbaglio ho pagato 1,90€, forse anche meno, non mi ricordo. Non penso sia originale perché c'è scritto Mi Power Station, ma comunque il suo sporco lavoro li fa. La batteria all'interno da due batterie all'interno da 2800 mAh dovrebbero durare un bel pochino. Così posso dire addio alle batterie e posso giocare in continuazione. E in più ho i joystick tutti quanti ordinati. Poi a 17€ mi sono preso il Nunchuck, sempre della Wii. 17,99€, 18€, vedete qua sotto il prezzo. Mi serviva perché quello che ho io bianco è mezzo scassato e comunque mi serviva perché alla fine ho il joystick anche nero, cioè il controller della Wii anche nero, quindi ho preso il Nunchuck, così ho fatto la accoppiata. Poi da Euronix sono andato a recuperarmi due giochi: Driver Club 9€, eccolo qui, non 20, non so come sia, in VR non vedo l'ora di provarlo. Io sto adorando il VR, per me è una cosa bellissima. E questo gioco qui, che non so che gioco sia, l'ho visto che stava a 50€, 49,99€, anche questo me l'hanno passato 9,99€. Agent Mayhem. Questa qua è la Legal Action Pending Edition. Edizione Day One. Include DLC, 6 skin Day One Edition più l'agente giocabile Johnny Gat. Cioè 9€ tutta sta roba qua. Ottimo. Dopo di questo video ci sarà un altro video con altri due piccoli acquisti che ho fatto, che ancora non mi sono arrivati. Appena mi arrivano vi faccio l'altro video. Adesso vi faccio vedere nel piccolo stacco le cose montate, gli stand, sia quelli per i Move sia quelli per la Wii. Allora, eccoci qua nel reparto retro gaming. Questo mobile qua dove tengo le vecchie console, la Wii, la Wii U, il GameCube, il Mini NES, lo SNES. Allora c'è uno Yoshi, mezzo morto dai fili. Qua ci abbiamo il logo di Batman, la Xbox 360, la PS3, la Play 2 e la PlayStation 1. E questo qua è lo stand che ricarica il gamepad. Questo qua, quello della Wii U, come potete vedere. Davvero ottimo perché me la tiene ordinata e sempre ricaricato. Quindi ottimo. A 1,98€. Ottimo acquisto. Allora, qui abbiamo questi. Qui il reparto console, dove ho PS4 Pro e le due Xbox, Crash e l'Alien, il Facehugger, che bello che è.
la lampada della Sony PlayStation e qui è l'accrocchio con tutti i cavi USB che uso io. Davvero ottimo perché riesco a far tutto. Questo è così montato. Qua quando ci si collega qualcosa si illumina di blu. Qua sotto c'è un LED. Davvero davvero utile. Molto molto utile. Rieccoci di nuovo tornati qua alla postazione. Spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo di lasciare un bel pollice in su, un commentino in basso se volete. Iscrivetevi al canale. Mi raccomando la campanellina per rimanere sempre sintonizzati su tutti i prossimi video che farò e ricevere i feedback. E come sempre al prossimo video, buon Natale, mangiate tanto, fate i bravi e giocate, giocate, giocate. Ciao e al prossimo video. Bye!